Io oggi, Presidente, non ho voglia di andare a denunciare le problematiche che purtroppo attanagliano nel nostro territorio e che ripetutamente in questo Consiglio, dando suggerimenti anche in privato a qualche amministratore, non vengono portate avanti e risolte. Approfitto della presenza di tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, dirigenti, polizia municipale, per leggere una storiella che riguarda una città che, come Mazara del Vallo, si trova nel Mediterraneo, una città che però all'interno del quale accadono cose che stanno mettendo un po' in confusione la politica, la cittadinanza, perché non si capisce più qual è il confine tra il politicamente scorretto e corretto, tra il legale e l'illegale, tra il moralmente accettabile, inattaccabile e l'inaccettabile. In questa città, che non è Mazara del Vallo, ripeto, accade che estranei entrano ed escano dai palazzi di città senza aver titolo, ma con le chiavi, portando via faldoni dall'ufficio tecnico del comune. In questa città, a seguito di varie contrattazioni per l'emergenza idrica, si affida il servizio di autobotte a delle imprese che dichiarano di aver fatto più di 1000 forniture d'acqua ai nostri privati cittadini, quasi 3-4 al giorno, e materialmente sappiamo che è impossibile. In questa città, che come Mazara del Vallo si trova nel Mediterraneo, accade che il capo di gabinetto, che ha solamente la mansione specifica di spifferare i segreti all'interno del palazzo, venga equiparato, non avendo la laurea, a un dirigente con mansioni superiori. In questa città accade che si paga un consulente migliaia e migliaia di euro per il recepimento dei fondi europei e a distanza di un anno non si è arrivati a prendere nemmeno una lira. In questa città accade che, nonostante si diano le deleghe agli assessori, si diano deleghe anche a consiglieri comunali su determinate tematiche. Per esempio, ci sono deleghe particolari come la sistemazione delle rotture fognarie del nostro territorio, ci sono deleghe del servizio di riscossione tributi, ci sono tantissime altre deleghe, quelle della spazzatura. In questa città del Mediterraneo, che non è Mazara del Vallo, accade che dirigenti di società a partecipazione pubblica fungono d'ufficio di collocamento per società che vincono gli appalti dello stesso comune che ha le quote nella stessa società a partecipazione pubblica. In questa città, che non è Mazara del Vallo, accade che altri consiglieri comunali, usciti sconfitti col loro schieramento dalle elezioni, miracolosamente e tacitamente si ritrovano in maggioranza con deleghe ai pubblici spettacoli addirittura. In questa città accade che tutto il mondo, imprese, tecnici, professionisti, cittadini, impiegati per bene, chiedono interventi sul settore trainante della città, quell'ufficio tecnico, e nonostante tutto nessuno prende provvedimenti. In questa città accade che certi delegati del governatore di questa città si ritrovino al suo fianco nonostante ne abbiano detto peste e corna e nonostante con la propria famiglia durante il turno di ballottaggio non siano andati a votare. In questa città accade che venga permesso a taluni soggetti, Presidente, di svolgere il ruolo di sindacato, di capo di maggioranza, di capo di opposizione, di imputato e di amico elettorale durante le tornate elettorali. In questa città accade che molti colleghi di alcuni consiglieri comunali di quella città, del Mediterraneo sempre, che non è Mazara del Vallo, praticamente sappiano tutto di quello che accade. Ma non si capisce per quale motivo, nonostante siano anch'esse persone per bene, facciano finta di niente. In questa città accade che per la incapacità tecnica e politica di qualche delegato del governatore si perdono milioni e milioni e milioni di euro di finanziamenti
per le strutture pubbliche in cui cresceranno i nostri figli e in cui farò di tutto affinché non cresca mio figlio a breve. In questa città accade che chi ha vinto le elezioni si trova fuori dallo stesso schieramento con l'etichetta di traditore solamente perché dice ciò che pensa. E chi la pensa diversamente, invece, viene portato avanti quasi come a mascotte della stessa amministrazione. Consigliere Andazzo, vado alla conclusione. Infine accade, Presidente, che si tenti in questa città del Mediterraneo, che non è Mazara del Vallo, di risolvere il problema voluto dalla politica nel 2001 di circa 80 raccomandati, si tenta di risolverlo mettendo più di 40 altri raccomandati. In questa città, Presidente, accade che si riunisce un consiglio comunale senza nessun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione, ma solamente con debiti fuori bilancio a professionisti e impiegati comunali. In questa città, che non è Mazara del Vallo, accade, Presidente, che nonostante tutto c'è ancora qualcuno che crede nella buona fede e nella capacità di questo governante che ha segnato la storia di questo territorio. In questa città, Presidente, e concludo, accade che ci sia ancora qualcuno che crede in valori quali la legalità, la trasparenza, amici miei, la terzietà, la giustizia. E se fossi io consigliere di questa città del Mediterraneo, che non è Mazara del Vallo, non direi con gergo politichese alla classe politica che viene delegata ad amministrare di dimettersi. È troppo semplice, caro Presidente, cari cittadini mazzaresi e caro pubblico. Io direi semplicemente, umanamente, di vergognarsi. Presidente, consigliere Andazzo. E se tutto ciò... Consigliere Andazzo. E termino. E se tutto ciò che ho appena detto e enunciato, che è solamente frutto dell'immaginazione di un mio caro elettore che mi ha mandato questa letterina per posta elettronica, accadesse, se tutto ciò accadesse a Mazara del Vallo, Presidente, al sicuro che il sottoscritto, insieme ad altri amici, rischierebbe la vita affinché tutto ciò non avvenga, Presidente. Chiudo definitivamente, Presidente, ripetendo ciò che ebbi modo di dire nell'ultima seduta di Consiglio Comunale. Ripeto a me stesso, alla politica che non esiste più in questo territorio, che il politico onesto, cari amici, non è colui il quale denuncia gli atti illeciti alla Procura della Repubblica. Il politico onesto è colui il quale, che nel momento in cui vede che qualche collega mette in pratica azioni illegali, fa di tutto per estraniare questi soggetti nella vita politica di questo territorio. Io, Presidente, non a solidarietà degli operatori di Bleci Ambiente, ma siccome non ci sono le condizioni, non c'è l'atmosfera per fare politica in questo territorio, nonostante io abbia giurato davanti al popolo che non abbandonerò mai l'aula, per questa volta voglio fare un'eccezione. Abbandonerò col mio gruppo l'aula consiliare affinché in questa città non si ripristinino le regole della politica. Grazie. Grazie. Grazie, consigliere Randazzo.